Parlare di fibrosi cistica oggi vuol dire parlare di una malattia genetica che fino a non molto tempo fa era conosciuta scarsamente. Oggi comincia a diffondersi la conoscenza, comincia a diffondersi la speranza. Dopo anni in cui i progetti di ricerca erano destinati soprattutto a cure per allungare la vita, adesso la ricerca mira a trovare farmaci che modifichino definitivamente il decorso della malattia, che mettano i malati in una condizione di non aver più paura di perdere la vita nel pieno della giovinezza, come purtroppo succede anche oggi. La Fondazione per la ricerca sulla fibrocistica è fortemente impegnata su questo versante con il progetto che si chiama Task Force for Cystic Fibrosis. Forza dedicata all'identificazione di un composto, di una famiglia di composti che correggano la proteina prodotta dal gene difettoso. Abbiamo concluso i primi 3 anni del progetto, adesso entriamo in una fase preclinica che è quella che speriamo, se i risultati si confermano, ci porta a provare a sperimentare nel malato l'efficacia del farmaco. E in questo ci uniamo alla grande ricerca internazionale che ha già prodotto composti di questo genere, ma la cui efficacia è da migliorare.